Salve a tutti Mass Effect fans e benvenuti al secondo episodio di Mass Effect 2. Oggi andremo a vedere cosa diavolo vuole l'uomo misterioso da noi. Senza perderci in ulteriore chiacchiere, ecco, stazione di lancio, carica partita. Ok, vi ricordo come sempre che questa è una serie walkthrough, quindi i video saranno integrali, eccetto per pochissimi tagli. E mentre carica, colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno visto il precedente episodio, che l'hanno riempito di like e di commenti. Quindi grazie mille, grazie per il vostro supporto. Spero che continuate a seguire questa serie, anche perché nonostante la lunghezza dei video cerco di non renderli pesanti. Detto questo, iniziamo. Allora, abbiamo Jacob qui che guarda fuori, guarda l'infinito e oltre. Miranda. L'uomo misterioso ti attende nell'altra stanza. Ok. Allora, qua abbiamo la stazione per personalizzare l'equipaggiamento. Sì, che possiamo scegliere vari componenti. Dunque, se non sbaglio, io dovrei ancora avere le DLC attivate. Vediamo un po'. Sì. Ok, la corazza di Cerberus, corazza sangue di drago e la corazza Terminus. Fra tutte quelle delle DLC, l'unica che preferisco veramente è questa qui, Terminus, perché mi piace abbastanza. Le altre, niè. Però io vado sempre sulla corazza quella di base del gioco, con i pezzi intercambiabili, non lo so, perché mi gasa di più. E siccome, come abbiamo detto nel precedente episodio, giocheremo modalità folle, e quindi molto probabilmente userò spesso il fucile di precisione, allora... 10% danni colpo alla testa, quindi useremo questo visore. Corazza N7 riduce degli scudi. Tanto ragazzi, i pezzi, i componenti li recupero direttamente dal campo di battaglia, quindi al momento creo così una build improvvisata. Anche l'aspetto casual, no, la divisa di Cerberus non la metterò mai. No, no. Ecco, vai, Shepard mercenario, bellissimo. Applica. Ok, abbiamo fatto la nostra build. No, sembra un omino della Lego però, Comandante Shepard. Uomo misterioso. Credevo che ti avrei incontrato di persona. Una precauzione necessaria, non insolita, tra chissà ciò che sappiamo tu e io. E cosa sappiamo? Esattamente cosa sappiamo tu e io? Che il nostro posto nell'universo è più fragile di quanto ci piaccia credere. E un uomo in particolare, potrebbe essere l'unico baluardo tra l'umanità. È la più grande minaccia della nostra breve esistenza. I razziatori. Lieto di vedere che la tua memoria è ancora intatta. Come ti senti? Senti, fatti gli affari tuoi. Non sei mio amico. Devi guadagnarti il diritto di farmi domande simili. Cerberus non è così malvagia come tu credi. Tu e io siamo certo dalla stessa parte. Sì, certo. Metodi diversi. Molto diverse, direi. Cosa stanno combinando i razziatori per averti convinto a riportarmi in vita? Siamo in guerra. Nessuno vuole ammetterlo, ma l'umanità è sotto attacco. Mentre stavi dormendo, sono scomparse intere colonie. Colonie umane. Riteniamo che sia opera di qualcuno che lavora per i razziatori. Come Saren e i Geth lavoravano per la Sovereign. Tu li hai visti di persona. Li hai sconfitti tutti. È uno dei motivi per cui abbiamo scelto te. Approfondisci Cerberus, rapimenti perché... Rapimenti. La Sovereign ha cercato di mietere metà delle forme di vita della galassia. Perché mai i razziatori dovrebbero prendere di mira un paio di colonie umane? Sono già spariti centinaia di migliaia di coloni. Direi che rientra nella definizione di mietitura. Nessuno vi presta attenzione, poiché sono attacchi casuali in zone remote dello spazio. Non so perché abbiano improvvisamente preso di mira l'umanità. Forse ne hai attirato l'attenzione uccidendo uno di loro. Come dicevo nel finale del primo Mass Effect, cioè nella parte finale in cui Shepard parla con la Sovereign, cercano di eliminare le forme di vita inferiori, cioè le forme di vita più progredite,
per lasciare spazio alle forme di vita meno progredite, eccetera. Insomma, quel discorso là che poi lo riaffronteremo più avanti. Insomma, un essere così inferiore che ha sconfitto un razziatore. E quindi qualcosa è uscito dagli schemi. E quindi loro stanno intervenendo per risistemare le cose. Con quello che hai speso per riportarmi in vita, avresti potuto addestrare un intero esercito. Tu sei unico. Non solo per le tue abilità e quello che hai vissuto, ma per quello che rappresenti. Hai difeso l'umanità in un momento chiave della storia. Non sei soltanto un soldato, sei un simbolo. Inoltre non so se i razziatori comprendano il concetto di paura, ma tu ne hai ucciso uno. Dovranno temerti. Esatto. Da dove... Vabbè, le opzioni sono solo due. Se quello che dici è vero, se dietro a tutto questo ci sono i razziatori, potrei pensare di aiutarti. Se tu avessi accettato senza vederlo di persona, ne sarei rimasto deluso. Ho una navetta pronta a portarti su Freedom Progress, l'ultima colonia svanita. Miranda e Jacob... Già seduto era e si è rialzato. Vabbè. O forse scelta? È una missione libera o mi state offrendo volontario? C'è sempre una scelta, Shepard. Se non troverai alcuna prova di quello che stiamo cercando, potrai andartene per la tua strada. Ma prima, recati su Freedom Progress. Trova quanti più indizi possibile. Chi sta rapendo le colonie? Sono davvero legati ai razziatori? Io ti ho riportato in vita. Ora tocca a te fare del tuo meglio. Io sono Dio. E ti ho riportato in vita. E ora tu devi ripagare. In sintesi ci ha detto questo. Siamo praticamente costretti a ripagare il nostro debito con Dio. E personalmente, anche se a me Mass Effect 2 piace come gioco, non sono mai stato d'accordo con la scelta di BioWare nel costringere Shepard a collaborare con Cerberus. Questa è una cosa che mi stava sullo stomaco da anni e la volevo dire. L'uomo misterioso è rimasto molto colpito da te. Sono ansiosa di vedere se sarai all'altezza delle sue aspettative per questa missione. Allora, mi sembri gelosa. Che problema c'è, Lawson? Temi di non essere più la sua preferita? Ho già dimostrato il mio valore all'uomo misterioso. Speriamo che tu possa fare lo stesso. Dobbiamo lavorare insieme. Il tuo atteggiamento non aiuterà nessuno. Ho il massimo rispetto per le tue capacità, Shepard. Sono le tue motivazioni a lasciarmi perplessa. Credo in ciò che Cerberus rappresenta. Bravo. Solo il tempo potrà dirci se ti dimostrerai una valida risorsa o un ostacolo per la nostra causa. Vorrei sapere di più sul progetto Lazarus dalla persona che era in carica. Non ero in carica. L'uomo misterioso lo era. Se fosse stato per me, avrei fatto alcune cose in modo diverso. Cosa avresti cambiato? Innanzitutto ti avrei impiantato qualche chip di controllo. Ma l'uomo misterioso non lo ha permesso. Hai capito? Avrebbe potuto condizionare la tua personalità, alterarti in qualche modo. Non ci ha permesso di fare nulla che potesse limitare le tue potenzialità. Lieto che fosse in carica lui, allora. Non posso dire che l'idea di tornare in vita con un chip di controllo mi attiri molto. L'uomo misterioso sta correndo grossi rischi con te. Spero che la sua scommessa abbia successo. E poi, se uno dice Miranda mi sta sulle scatole, la gente si arrabbia. Non lo puoi dire che Miranda è antipatica. Cioè, mi voleva mettere un chip di controllo mentre ero privo di sensi. Così ero praticamente uno schiavo una volta che Shepard era di nuovo in piedi. Sarebbe stato uno schiavo. Ti rendi conto? Sparargli in faccia subito. No? Renegade Modeon. Comunque, andiamo. È ovvio. Arrivederci. Che non sei interessata a parlare. Abbiamo un compito. Bene, rinnegato. Ma pure possiamo svolgerlo. Mi dà anche i punti eroi. Io non li voglio i punti eroi. Vabbè. Facciamo prima l'ultima chiacchierata con Jacob e poi andiamo su Freedom Progress. Sono lieto che l'uomo misterioso ti abbia convinto a unirti a noi, comandante. Oh, piano, piano. Non mi sono unito a Cerberus. Ho solo accettato di lavorare con lui. Ma neanche. Non mi fido ancora. Ti fidi di me, comandante? No. Fai parte di Cerberus. Terrò d'occhio anche te. Mi pare giusto. Non posso aspettarmi che tu mi creda solo perché te lo chiedo. Dovrò guadagnarmi la tua fiducia. È tutto per ora. Sì, signore. 4 rinnegato. Sì, non mi ha dato i punti eroe. Vai. Andiamo.
Anzi, metti livello, riepilogo missione. Lancia granate, crediti, registro chiuso. Ok, esci. Non dovrebbe mancare molto, Shepard. L'uomo misterioso ci ha posto sotto il tuo comando. Hai perché Shepard ordine? Con due P? Shepard, non Shepard. Vabbè. Cerchiamo dei superstiti, siamo qui per indagare, prendiamo tutto il necessario. No, i superstiti non ce n'è punti. Siamo qui per indagare, faremo tutto il necessario. L'ultima mi sembra un po' vaga. Siamo qui e faremo tutto il necessario. Cioè, dici tutto ma non dici niente. Autorità di Shepard. Sei sicura di essere disposta a seguire i miei ordini? Non ti abbiamo riportato tra i vivi per dubitare di te, comandante. Se l'uomo misterioso dice che comandi tu, comandi tu. Grazie. Probabilità di successo, altre colonie. No, vabbè, tanto queste cose le scopriremo giocando. Cerchiamo, siamo qui per indagare. Tenete gli occhi aperti. Cercheremo qualsiasi indizio che ci dica chi ha fatto questo. Ricevuto, comandante. Con un po' di fortuna troveremo qualcosa che mancava nelle altre colonie. E poi potremo scoprire i responsabili e fargliela pagare. Ok. Ok, oh, tutte le armi del mondo, bene. Oh, il fucile da cecchino, ok, l'ho già messo. Oh, oh, sì. Il mirino immobile. In tasca al primo Mass Effect che ondulava tutto. Oddio, che bellezza. Mirino immobile, qual piuma al vento, muto di movimento e di tremolio. Mirino immobile, la 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 la. Ok. Ricordo che giochiamo in modalità folle, quindi è molto probabile che manderò così sempre avanti gli altri. Io starò dietro con il cecco. Mi muovo. Madonna, mi sbaglio sempre. In tutti i giochi del mondo il tasto è il tasto azione. Qui è lo spazio. Pare che qualcuno se ne sia andato nel bel mezzo della cena. Strano, niente corpi. Nessun danno strutturale. Nessuna traccia di una battaglia. Come vuoi. Sto andando. C'era nulla da raccogliere da queste parti? No. Ok. Ah, sì, ok. Parti di ricambio. Recupera 1000 crediti. Ottimo. Oh, bestia, lo sapevo. Sembrano Mac Fenders. Strano. I sistemi di sicurezza erano disattivati nelle altre colonie. Ho perso gli scudi. Ma perché non si sporge? Guarda, non si sporge. Attivazione sistemi ausiliari. Attivazione sistemi ausiliari. Deve far male. Non ti attivare te lassù, Ok. Attività back. Mi metto al riparo. No. Così non vale però, Distruggili prima che facciano fuori i tuoi scudi. Pessimo. Pessima scelta. Oh, dritto, corri, muoviti. Ecco fatto. Ma non si sporge. Non si sporge. Io sto appicciando il tasto. Non si sporge. Che devo fare se non si sporge? Qui sì. Qualcuno li ha riprogrammati per attaccare a vista. Qui non siamo soli. Ok, questa cosa non la sapevo. Soltanto nella prima missione, soltanto in alcune sporgenze si può. Cioè, soltanto in alcune. Su alcune pareti si può sporgere così. Porca miseria, avevo saputo prima, avrei usato un approccio diverso.
Vabbè, non siamo morti come degli idioti. Allora, C con C. Porta con porta. Cintura con cintura. Pistone con pistone. E cactus con cactus. Ok. Vero, lì c'era. Vieni. Metti fuori la testina. Bravo. Sì, non c'è bisogno che me lo dici tutte le volte. Dov'è? Mancato. Ostia. Vai. 1000 crediti. Soldi. Money, money, money. Eccoci. Razza, avevi detto che ci avrei pensato io. Tali. Ma tu sei Shepard? Meglio non correre rischi con gli agenti di Cerberus. Giù le armi, subito! Shepard, ma come? Sei vivo? Non puntarmi quelle armi. Tu hai servito sulla mia nave, Talizora. Sai bene che fine fanno le persone che mi minacciano. Ecco, Brazza, mettiamo i puntini sulle Y. Le armi. È assurdo, Tali! Perché il tuo vecchio comandante lavora per Cerberus? Non lo so, ma se è davvero Shepard... Non lo so, Shepard avrebbe un motivo valido. Io non lavoro per loro. Cerberus mi ha ricostruito, ma non sono ai suoi ordini. Ne discuteremo meglio quando mi dirai cosa ci fai qui. Uno dei nostri era qui in pellegrinaggio. Si chiama Vitor. Siamo venuti a cercarlo. Non è un po' strano? Un Quarian su una remota colonia umana. I Quarian possono scegliere dove recarsi in pellegrinaggio. Vitor voleva aiutare un piccolo insediamento. Si è sempre trovato a disagio nei luoghi affollati. Molto instabile, insomma. Senza contare il danno ai filtri CO2 della sua tuta e all'infezione causata dall'esposizione diretta. Deve essere fuori di sé. Quando ci ha visti atterrare si è nascosto in un magazzino ai margini della città. Deve aver programmato i mech per attaccare tutto ciò che si muove. Quindi i Quarian hanno addosso questa tuta perché, avendo abbandonato il loro pianeta, non sono riusciti ad adattarsi poi ad altre atmosfere, ad altri ambienti, e quindi i batteri dei nuovi ambienti attaccavano il loro sistema immunitario, quindi hanno creato queste tute per isolarsi appunto nelle varie atmosfere, insomma nei posti nuovi. Però questo ha impedito al loro organismo di combattere, di adattarsi e quindi di poter vivere senza queste tute. Se si danneggia il filtro di CO2, i batteri, insomma gli agenti contaminanti entrano all'interno della tuta e nei peggiori dei casi il Quarian muore. Questo Quarian non è morto, ma è andato parecchio fuori di cervello. Ha riprogrammato tutti i mech di questo posto per attaccare qualsiasi cosa si muovesse. Dobbiamo collaborare. Vitor è l'unico che possa dirci cosa è successo qui. Dovremmo collaborare per trovarlo. Ottima idea. In ogni caso servono due squadre per superare i droni. Ora lavoriamo con Cerberus? No, Brazza, tu lavori per me. Se non vuoi obbedire agli ordini, torna pure sulla nave. Dirigiti verso il magazzino passando per il centro della colonia. Noi faremo il giro largo per attirare qualche drone e aprirti un barco. Okay. Cerberus non sembra andarvi molto a genio. Cosa mi sono perso? Hanno ucciso la nostra gente. Si sono infiltrati nella flotta e hanno cercato di distruggere una nostra nave. Io ho una versione dei fatti leggermente diversa. Non è stato niente di personale. Più tardi potremo discutere su chi ha ucciso chi. Al momento abbiamo un lavoro da svolgere. Concordo. Dobbiamo collaborare per trovare Vitor. Okay. Assicurati di mantenere il contatto radio. Certo. Buona fortuna, Shepard. Ci vediamo dall'altra parte. Ok, vado abbiamo subito. Avuto... Dove vai? Te lo dico io dove devi andare. Dicevo, abbiamo avuto il nostro contatto con Tali. Ora, se non ricordo male, qua ci sono delle torrette. Sì, vabbè, l'ha anche detto Tali. Però mi ricordo che la parte con le torrette... Più avanti c'è una squadra di droni di Eccole sicurezza. Lì. Grazie per l'avvertimento. Considerando che sono di livello basso, sarà una parte abbastanza impegnativa. Sono la supremazia offensiva, munizioni incendiarie... No, incendiari non mi servono. Carica, al momento non mi serve. Munizioni perforanti. Dammi munizioni perforanti. Jacob diventa un po' più forte. Sovraccarico, mi serve questo al momento adesso. Sovraccarico e deformazione.
ufficiale di Cerberus, lo setto al prossimo avanzamento. Ok. Abbiamo ancora le munizioni perforanti. Ah, qua c'è un... Ah sì, c'è un... Cosa? No, non posso colpirlo se non si attiva? Nemici! Evidentemente sì. Ok. Porta con porta, pistone col pistone, cactus col cactus, cintura con cintura. Ok, esci. 2000 crediti. Poi più avanti ovviamente avremo modo di vedere a cosa servono i crediti. Però io mi sono reso conto che il bug dell'altra volta persiste. Avevo 5 munizioni di riserva del fucile di precisione. Premuto R sono tornate a 9. Ma vai in copertura. Bestia. Ecco, questa è un'altra cosa che non mi piace di Mass Effect. Come potete vedere ho già la spalla fuori dalla porta. Però se premo il mirino sto mirando praticamente alla parete. Cioè qui me lo mira. Dove sono queste grate, cioè, vedi? Quindi io devo esporre. Bestia. Guarda di quanto... No, oddio, pensavo si era bloccato per un attimo. Sono da solo, madonna, ma siete delle pippe. Siamo però, Vado in copertura. Vai. Perché è girata dal contrario? Vabbè, sti cazzi. Aia, aia, aia. Oddio, ce n'era una su. No! Colon. Ah, ecco fatto. Sei finito? Sì. Dentro. Vai. Basta? Sì, ok. Andiamo, possiamo ancora raggiungerli. Ah, è il primo round, l'abbiamo superato. Ora io non uso le granate perché se non mi ricordo male a un certo punto c'è uno di quei mech grossi e darò il via a tutte le granate che ho per farlo fuori. Quindi le conservo fino a quel punto. Vediamo un po' altre sorprese. Ci dovrebbe essere il secondo round con le torrette. C'è il medigel. No! Bestio. Ah, quanto pare qui sulle scale non mi possono colpire. Ottimo. Ma dai però, ma siete delle schiappe, eh. A parte che te a distanza spari col fucile di... a pompa, sì. Voglio vedere come lo prendi. Bestia. Buon viaggio. Oh. Ok. No. Io ho le munizioni infinite. Ho le munizioni infinite. Dai, l'ultimo. Ok. Giusto. No, era il penultimo. Come ho fatto a mancare il secondo, non lo so. Non spara, perché non spara? Mori. Ma
Lo vedi? Ma la mira è totalmente sminchiata. Cioè, io sto mirando qui. Se mollo e lo rimiro, mi mira da un'altra parte. Perché? Volevano raggiungere Vitor per primi. Metti a riparo la tua squadra e io aprirò le porte della zona di carico. Ci ripareremo vicino alle porte. Vai avanti tu, Shepard. Ok. Cerco copertura. Ora fanno esplodere la porta. Ci dobbiamo mettere in copertura. Prima di Natale, ragazzi, però, Vai avanti, Shepard. Copriremo la porta. Perché se stavo in fondo non andava bene. Eccoci. Showdown. Ecco. E la Madonna. Bastardo, un osso duro, non sarà facile sconfiggerlo. Grazie per la fiducia. Vuoi vedere come lo sconfiggo? Guarda, Allora, intanto tu gli lanci questo e io ben. Ok, gli ho fatto un bel po' di danni, ma non è stato sufficiente, quindi al momento il fucile di precisione non serve perché è troppo lento. Oh, bestia! Vai! Esplodi Woody. Allora, Mac Ymir danneggiato. Modifica per le armi pesanti. Poi vediamo iridio raffinato. Oddio, è raffinato l'iridio. È un iridio raffinato lui. Sono idiota, lo so. Allora, C con C. Cintura con cintura. Questo con questo e questo con questo. Esci. Bene, mentre avanziamo e vado un attimo in esplorazione, volevo portare la vostra attenzione a un paio di cose. La BioWare, uno dei lavori veramente eccellenti che ha fatto, è stata quella di valutare... Aspetta, parliamo un attimo con Tom. Va a cercare Vitor mentre io mi occupo dei feriti, Shepard. Okay. Probabilmente si nasconde nella zona di carico. E sarà quella di valutare ogni cosa che noi facciamo all'interno del gioco, che viene poi appunto salvato nei progressi e viene poi riproposta nel 2 e nel 3 di Mass Effect. Quindi quello che abbiamo fatto nei precedenti capitoli, cioè nel 3 ci sono riferimenti a cose che abbiamo fatto nel primo gioco, per esempio. E questa è stata una cosa fantastica. Però si sono dimenticati di un piccolo dettaglio. Se nel primo gioco noi siamo dei soldati e nel secondo gioco avviamo uno Shepard biotico, Shepard non si rende conto di essere un biotico, mentre prima non lo era. Mostri torneranno. Mac proteggeranno. Al sicuro da Shami. Devo nascondermi. No mostri. No Shami. No. Vito? No, Vito. No. Non quello. Sono Pinocchio. Shami non possono trovarmi. Mostri torneranno. Devo nascondermi. Ehi, sto parlando con te. Ottimo. Tutta questa fatica solo per trovare un testimone folle e delirante. Shami arriveranno. Tempesta arriverà. Tempesta di Shami. Sì, cagami però. Grazie. Voi non siete come loro. Umani. Loro non vi hanno trovati. Di chi stai parlando? I mostri, gli sciami, loro hanno preso tutti. Sembra abbastanza delirante detto così, però gli sciami poi assume un significato. Provate a pensare uno sciame, vero e proprio. Cosa fa uno sciame quando qualcuno li disturba?
Dici cosa è successo. I coloni non hanno reagito, Vitor. Cos'è successo? Voi non sapete. Non avete visto. Ma io vedo tutto. Tra l'altro li ha chiamati sciami cercatori. Sorveglianza. Deve averlo assemblato manualmente. Cosa diavolo è? Santo cielo, credo sia un collettore. Allora, ricordiamo che sono passati 2 anni. Shepard ha combattuto sempre contro i Get. Contro i Get, Saren e varie creature di altri pianeti. Però, collettori, questa è la prima volta che Shepard lo sente. Sono passati 2 anni, quindi che diavolo è un collettore? Cerchiamo di, ovviamente, di immedesimarci in questa ottica, cioè che Shepard non sa ancora niente. Sono degli alieni? Sono una specie che proviene da qualche settore oltre il portale di Omega 4. Pochissimi li hanno visti di persona. Di solito lavorano tramite intermediari, come schiavisti o mercenari. Se sono in qualche modo legati ai razziatori, questo spiegherebbe gli attacchi alle colonie. I collettori hanno una tecnologia molto avanzata. Potrebbero avere un'arma in grado di inabilitare un intero insediamento. Sciami cercatori. Nessuno può nascondersi. I cercatori vi troveranno, vi bloccheranno, poi i mostri vi porteranno via. Poi cosa è successo? I mostri hanno portato la gente sulla nave e poi sono partiti. La nave è volata via, ma torneranno per me. Nessuno può sfuggire. Credo che non potremo ottenere altro da lui, comandante. Vabbè. Grazie per ciò che ci hai raccontato. Sei stato molto utile. Li ho studiati. I mostri. Gli sciami. Li ho registrati con il mio factotum. Molte letture. Elettromagnetismo. Energia oscura. Dobbiamo portare questi dati all'uomo misterioso. Prendiamo il Quarian e chiamiamo la navetta di evacuazione. Cosa? Vitor è ferito. Deve essere curato, non interrogato. Non gli faremo del male. Dobbiamo solo scoprire se sa qualcos'altro. Ve lo restituiremo illeso. La tua gente ha già cercato di tradirci. Consegnandolo a voi, non otterremo mai le informazioni che ci servono. Brazza era un idiota e ne ha subito le conseguenze insieme ai suoi uomini. Puoi prendere i dati del factotum di Vitor, ma ti prego, lascialo a me. Allora, qui ci sono 2 scelte. O accontentiamo Cerberus, che si prendono l'alieno, con la reputazione che ha Cerberus, che sono pro-umani e ovviamente... I Quarian non è che la prendono molto bene. Al contrario, se diamo, restituiamo, per meglio dire, Vitor ai Quarian, i Cerberus non è che la prendono bene. Siccome a me non me ne frega niente di far contenti i Cerberus, però in entrambi i casi, allora, nel primo, se consegniamo Vitor a Cerberus, Cerberus lo interroga e poi dopo riconsegna Vitor ai Quarian. Al contrario, se consegniamo Vitor ai Quarian subito, loro lo curano e ci consegnano i dati del factotum. Quindi in entrambi i casi ognuno ha quello che vuole, però abbiamo l'opportunità di fare un bel torto a Cerberus. Quindi tanto chiediamo a Tali di unirsi a noi. Sei costretta a prendere Vitor e andartene. Possiamo collaborare come ai vecchi tempi. Sto ancora cercando di accettare il fatto che sei vivo e che sei con Cerberus. Non sono con Cerberus. Ho una missione da compiere. Non posso mollare tutto, neanche per te. Guarda come glielo dice bello a Miranda. Mi va... Proprio muso muso. Vitor andrà con Tali. È traumatizzato e ha bisogno di cure mediche. Tali ci darà i dati del factotum e riporterà Vitor alla flottiglia. E zitta. Certo, comandante. Grazie, Shepard. Sono lieta che sia ancora tu a dare gli ordini. Buona fortuna. Ti farò sapere se trovo qualcosa che potrebbe aiutarti. Siamo pronti a partire. Shepard, ottimo lavoro su Freedom Progress. I Quarian ci hanno inviato ciò che hanno scoperto dal rapporto di Vitor. Nessun nuovo dato, ma visto il nostro passato è un simbolo di pace insperato. Tu e io abbiamo metodi diversi, ma non posso negare i risultati. Ogni tanto, hai mai pensato di essere gentile? La diplomazia è ottima quando funziona. Ma è difficile usarla quando tutti ti considerano una minaccia. Ma cosa più importante, hai confermato che dietro ai rapimenti si celano i collettori. Perché ho come l'impressione che tu lo sapessi già? Avevo i miei sospetti, ma servivano delle prove. I collettori sono a dir poco enigmatici.
Viaggiano periodicamente fino ai sistemi Terminus in cerca di oggetti o campioni viventi apparentemente irrilevanti. In genere in cambio della loro tecnologia. Una volta completate le loro transizioni, spariscono con la stessa rapidità con cui sono arrivati, tornando oltre il portale inesplorato di Omega 4. Finora non avevamo prove di attacchi diretti da parte dei collettori. Ora, la parte infatti che quei collettori si fanno vivi giusto per scambiare tecnologia come schiavisti o mercenari, come dicevano prima, questa parte la vediamo anche nel primo fumetto appunto di Mass Effect, in cui Liara gira per la galassia in cerca del corpo di Shepard. Vi lascio qua sotto, è ineccliccabile, la recensione del fumetto. Perché il portale di Omega 4 è inesplorato? Cosa sappiamo su di esso? Soltanto che tutte le navi che lo hanno varcato non sono mai tornate. La nostra ipotesi è che il portale reagisca diversamente alle navi dei collettori, consentendo loro un transito sicuro. Se possono manipolare i portali, è un'ulteriore prova del loro legame con i razziatori. Hai idea del perché abbiano spostato la loro attenzione sugli umani? Se sono davvero agenti dei razziatori, potrebbe essere per diversi motivi. Ovviamente l'umanità ha giocato un ruolo chiave nella distruzione della Sovereign. Questo potrebbe essere sufficiente a richiamare la loro attenzione. Ciò che mi preoccupa è perché si siano presi la briga di rapire quei coloni. Una volta paralizzati gli umani, perché non ucciderli e basta? Questa è una domanda che poi scopriremo. Vi ricordo che, avendo distrutto la Sovereign, abbiamo praticamente chiuso il condotto, abbiamo impedito il transito nella nostra galassia ai razziatori. Per questo motivo adesso spuntano i collettori. Se il discorso non è ancora chiaro, ovviamente verrà spiegato meglio negli episodi successivi. Però il fatto è che adesso ci sono questi qua, che hanno un legame stretto con i razziatori, ma i razziatori non ci sono fisicamente ancora nella Via Lattea, perché noi abbiamo chiuso il condotto nella finale del primo Mass Effect. I collettori sono indubbiamente un nemico dell'umanità, ma come facciamo a sapere che sono collegati con i razziatori? La loro attenzione si è spostata sull'umanità soltanto dopo che tu e la flotta umana avete distrutto la Sovereign. I rapimenti sono collegati, anche se l'Alleanza e il Consiglio si rifiutano di crederlo. Non aspetterò che i razziatori si mettano in marcia. Dobbiamo colpirli prima che siano pronti. Se questa è una guerra, avrò bisogno di un esercito o di una squadra davvero capace. Ho già stilato una lista di soldati, scienziati e mercenari. Otterrai i dossier sui migliori in assoluto. No, calma. Farli e convincerli a lavorare con te potrebbe non essere così facile, ma tu sei un leader nato. Io continuerò a seguire i collettori. Appena faranno la loro prossima comparsa, informerò te e la tua squadra. Tenetevi pronti. Decido io chi reclutare. Miranda e Jacob non bastano? Quante persone ti servono per tenermi sotto controllo? Ho detto chiaramente a Miranda e Jacob che sarai tu a comandare. Deciderai tu chi prendere in squadra. Tutti i nomi sulla lista sono stati scelti specificamente per questa missione. Sono i migliori. Ho sbagliato, volevo sapere dell'equipaggio precedente. Ho sbagliato risposta, maledizione. Lo spero. Farò del mio meglio con ciò che mi hai dato. Non ne dubito. Prima di andare, un paio di cose. Primo, inizia con il dossier di Mordin Solus. È un brillante scienziato Salarian. La nostra intelligence ritiene che potrebbe sapere come neutralizzare gli sciami cercatori paralizzanti dei collettori. Non ho ancora iniziato e già cominci a dirmi cosa fare. Ti sto dando un'indicazione. Ciò che ne farai è affare tuo. Sono certo che farai la scelta giusta. D'accordo. Qual è l'altra cosa? Ho trovato un pilota che potrebbe piacerti. Dicono che sia uno dei migliori. Qualcuno di cui puoi fidarti. Ah, chi c'è? Ehi, comandante. Proprio come ai vecchi tempi, eh? Non avrei mai pensato di rivederti, Jack. Senti chi parla. Io ti ho visto morire. Ho avuto fortuna e mi hanno attaccato un sacco di dubbi. Tu come sei finito qui? Senza di te è andato tutto in malora, comandante. Il consiglio ha voluto dimenticarti completamente. La squadra è stata sciolta e io sono rimasto a terra. L'alleanza mi ha privato di ciò che mi importava, così mi sono unito a Cerberus.
Ti fidi dell'uomo misterioso? In genere non mi fido delle persone più in alto di me, ma questi non sono tanto male. Ti hanno salvato la vita, mi lasciano pilotare. Poi c'è questa. L'ho saputo solo ieri sera. Che tra le altre cose è la migliore nave con layout interno tra tutti e tre Mass Effect. È bello tornare a casa, comandante? Immagino che dovremo darle un nome. Vabbè. Bene ragazzi, io direi che per questo episodio la possiamo terminare qua. Noi ci becchiamo al terzo episodio, ovvero la settimana prossima. Vi ricordo appuntamento ogni lunedì alle 2:30 del pomeriggio per i pignoli 14.2.30, giusto per... Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Ditemi le vostre opinioni nei commenti, lasciatemi un bel polliciotto e